Quello che ci occorre per realizzare questa borsa è una struttura in juta. Io vado a ricoprire una borsa 30x30x10 con i manici in bambù e la chiusura calamita, sono le borse che realizziamo noi. E per andare a fare questo, vado a ricoprirla con il cordino, quindi non utilizzo il cotone ma il cordino. In particolar modo utilizzerò il cordino Van Gogh e per farlo ho scelto tre colori: il marrone, il rosa e il beige, il biscotto. Ci sono diversi altri colori che ovviamente si possono abbinare diversamente, non necessariamente come ho fatto io. Questo è l'abbinamento che io ho scelto, però ecco, si può giocare con colori diversi e fare anche altri abbinamenti. E adesso vedremo insieme come andare a ricoprire questa borsa che non faremo a mattonelle granny, ma con la tecnica freeform, ovvero andando a realizzare tutti i cerchi, tutti i rotondi, tutte parti rotonde che poi andremo a montare a scelta di ognuno. Quindi non è che c'è un ordine prestabilito, ma i vari pezzi vanno poi appoggiati sulla borsa e composti come uno desidera, fino ad aver riempito interamente la superficie della borsa, e andranno poi cuciti e assemblati tra di loro. Quindi adesso andremo a vedere un po' il tutto. Vi ricordo come sempre che il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, io vado a lavorare con un uncinetto numero 4, potete usare anche un 3,5, vanno bene entrambi, dipende un po' dalla vostra mano. Con il 4 resta la lavorazione un po' più morbida, col 3,5 resta un po' più rigida. Potete usarli entrambi, ripeto, cambia anche in base alla vostra mano. Se avete una mano normale oppure che tira tanto, tira poco, potete giostrarvi un po' l'uso dei due uncinetti. Allora, vediamo la cipollina, come si realizza la cipollina, che è uno dei primi, diciamo, passaggini che andiamo a fare per creare tutte queste palline, queste cipolline che andranno poi a riempire, diciamo, gli spazi della nostra borsa. Allora, partiamo con un cappietto e avviamo 4 catenelle e chiudiamo a cerchio in questo modo con una maglia bassissima. Adesso puntiamo all'interno del cerchio che abbiamo creato, quindi non nelle catenelle, ma proprio qui nel foro centrale, vedete? In questo modo. Puntiamo qui all'interno e andiamo a lavorare la nostra una prima maglia bassa. In questo modo. Ripunto sempre nel centro e vado a lavorare una seconda maglia bassa. Punto nel centro e lavoro 3 maglie basse. Punto sempre nel centro e vado avanti a lavorare le maglie basse. Possiamo anche smettere di contarle, non è importante sapere quante maglie basse andiamo a fare, ma noi dobbiamo sempre puntare in questo centrale e andare a lavorare maglie basse una sull'altra. Anche terminato il giro, riprendiamo sempre a lavorare qui, andando a passare sopra anche a quelle già fatte proprio. Però puntiamo sempre nel mezzo e andiamo avanti a lavorare maglie basse fino a quando non avremo ottenuto la nostra cipollina bella piena e della dimensione che ci interessa. Quindi vedete che io adesso punto sempre nel centro e vado a fare maglie basse, non mi preoccupo più di quelle che ho già lavorato né niente. Puntiamo nel centro e andiamo avanti. Puntiamo nel centro e andiamo avanti. Vedete che si sta incominciando a delineare e dobbiamo procedere in questo modo fin quando non avremo ottenuto la nostra cipollina bella piena. Quindi più andiamo avanti, più vedete anche che il centro si quasi scompare, che non si vede più. Noi dobbiamo procedere in questo modo. Vedete che io adesso ce l'ho già bella piena, mi sembra abbastanza folta, ecco. Quindi chiudiamo facendo una maglia bassissima
possiamo tagliare il filo lasciandolo un po' lungo perché ci servirà poi per attaccare i vari pezzi, quindi lasciamo una gugliata un po' lunga e abbiamo ottenuto la nostra prima cipollina. Quindi questo è uno dei pezzi che vanno a comporre la borsa. Ne dovremo realizzare diverse, possiamo farle di tutti i colori e possiamo farle anche un po' più piccole e un po' più grandi. Per farle più grandi potete fare, invece di 4 catenelle iniziali, potete farne 5. E poi, sempre nello stesso modo, riempite con le maglie basse, la cipollina viene leggermente più grande, non tantissimo, ma un pochino. Quindi potete giostrarvi anche le misure cambiando il numero di catenelle iniziali. Mi raccomando, attenti a non esagerare, non è che potete fare 10 catenelle iniziali che vi viene un cipollone, ecco. Potete però giocare con 4, 5, massimo 6 catenelle iniziali e avere i pezzi di più misure, mettendo ovviamente sempre più maglie. Continuate a girarci attorno facendo le maglie basse fino poi ad aver riempito completamente il cerchio iniziale, come abbiamo fatto adesso. Vediamo adesso insieme come realizzare le altre parti, quelle più grandi che comporranno poi la nostra borsa. Allora, si parte con un anello magico. Quindi facciamo un anello magico all'interno del quale andiamo a lavorare 6 maglie basse. Chiudiamo il nostro anello magico e ci congiungiamo facendo una maglia bassissima. Quindi puntiamo nel primo punto e facciamo una maglia bassissima. In questo modo abbiamo il nostro cerchietto d'inizio. Poi facciamo 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta. E adesso dobbiamo andare a fare dei gruppi composti da 4 maglie alte chiuse assieme, quindi che sono delle specie di noccioline, e ne dovremo andare a fare 6, quindi una per ogni maglia bassa sottostante. Le nostre prime 3 catenelle sostituiscono la nostra prima maglia alta, quindi adesso dovremo andare solo più a farne altre 3. Quindi faccio una maglia alta e non la chiudo, mi reinserisco nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta che non chiudo, e ne ho fatte 2. Riprendo il filo, rientro nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia alta che non chiudo. Mi trovo quindi con 4 gettati sull'uncinetto. A questo punto prendo il filo e chiudo tutto. Facciamo una catenella e passiamo alla maglia bassa di base successiva, nel quale dovremo andare a realizzare un'altra nocciolina, sempre formata da 4 maglie alte chiuse insieme. Quindi mi inserisco all'interno e faccio una maglia alta che non chiudo. Riprendo il filo, rientro nello stesso punto e faccio una seconda maglia alta che di nuovo non chiudo. Prendo il filo e facciamo la terza maglia alta che non chiudo. Prendo il filo e facciamo la quarta maglia alta che non chiudo. In questo modo mi ritrovo con 1, 2, 3, 4, 5 gettati sull'uncinetto. Riprendo il filo e li chiudo tutti insieme. Questo è il punto a nocciolino, punto puff, quello che chiamatelo come vi piace, ecco. E poi facciamo una catenella. Abbiamo realizzato quindi 2 noccioline, diciamo, dobbiamo ancora andarne a lavorare 4, una per ogni maglia bassa sottostante. Quindi mi inserisco nella prossima maglia bassa, che è questa qui, e ripetiamo lo stesso procedimento. Quindi andiamo di nuovo a lavorare 4 maglie alte che andiamo a chiudere tutte insieme. Così, 5 gettati che chiudiamo tutti insieme, più una catenella che ci permette di passare alla maglia successiva e a lavorare un'altra nocciolina. Quindi procediamo così e dobbiamo lavorarne ancora altre 3. Fatte, diciamo, tutte e 6 le nostre noccioline, andiamo a puntarci nelle 3 catenelle iniziali che avevamo fatto, ci raccordiamo facendo una maglia bassissima e abbiamo completato, diciamo, il primo giro. A questo punto, se volete, potete continuare con questo colore oppure cambiarlo. Io cambio colore.
E passiamo al prossimo colore, io prendo il marrone, qui ho cambiato un po' di colori, sto usando il marrone, il lilla e l'azzurro, però ripeto, potete usare i colori che preferite. A questo punto ci inseriamo qui dove ci siamo interrotti e ripartiamo facendo 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Allora, dobbiamo sempre lavorare i nostri punti puff, le nostre noccioline, e dobbiamo andarlo a fare seguendo la logica che all'uncinetto per fare un cerchio si parte, ad esempio, facendo 6 maglie basse, il giro dopo si raddoppiano, quindi ci ritroveremo alla fine ad avere 12 maglie basse, dopodiché si parte a lavorare, ad esempio, una maglia bassa nel primo punto e 2 maglie basse nel punto successivo. Per tutto il giro. Nel giro dopo si lavorano 2 maglie basse nei primi 2 punti e 2 maglie basse nello stesso punto nel terzo punto e così via, no? Questa è la tecnica che si usa generalmente per avere un rotondo perfetto. Sempre seguendo questa tecnica, dobbiamo andare a fare la stessa cosa lavorando in tondo. Quindi proprio adesso noi abbiamo, diciamo, 6 punti nocciolina. Nel prossimo giro dobbiamo andarli a raddoppiare e dovremo averne 12. Quindi dobbiamo andare a lavorare 2 punti nocciolina per ognuno di quelli sottostanti. Quindi adesso abbiamo fatto le prime 3 catenelle e andiamo a lavorare il primo punto puff. Quindi andiamo a fare le successive, diciamo, 3 maglie alte e andiamo a chiuderle insieme. In questo modo facciamo una catenella e andiamo a lavorare l'altro punto puff, che sarebbe, diciamo, il nostro aumento, quello che ci permetterà di raddoppiare il numero di maglie, e lo andiamo a fare puntando sulla catenella che abbiamo fatto tra una nocciolina e l'altra. Quindi una nocciolina andremo sempre a lavorarla sopra la nocciolina precedente, l'altra nocciolina, quella del raddoppio, andremo a lavorare sulla catenella di raccordo tra una e l'altra. Quindi adesso punto qui e vado a lavorare il mio punto puff, la mia nocciolina, composta sempre da 4 maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo 4 maglie alte che non chiudiamo, ci ritroviamo sempre con 5 gettati sull'uncinetto e li chiudiamo tutti insieme. A questo punto, catenella. Ci spostiamo sulla nocciolina successiva e proprio sulla sommità di questa nocciolina andiamo a lavorarne un'altra. Catenella, adesso vado nel raccordo, quindi nella catenella che c'è tra un punto e l'altro del giro sottostante, e lavoro la mia nocciolina di raddoppio, diciamo, chiamiamola così, di aumento. E voilà, vedete che ho già fatto su 2 punti 4 maglie. Quindi dobbiamo procedere 4 moduli, 4 noccioline. Dobbiamo procedere così per tutto il giro e quindi al termine del quale ci ritroveremo con 12 noccioline. Allora, il giro dopo vado nuovamente a cambiare colore, quindi mi inserisco di nuovo qui. Facciamo di nuovo le nostre 3 catenelle di inizio e la nostra prima nocciolina. In questo modo e poi sempre una catenella. Allora, in questo giro che abbiamo appena iniziato, dovremo andare a fare 18 noccioline. Quindi andiamo a lavorare una nocciolina sopra la nocciolina, diciamo, corrispondente in un punto. E in quella dopo andremo invece a lavorarne due. Quindi faremo una nocciolina sopra la nocciolina. Quindi nel mio caso la nocciolina che ho appena fatto è sopra questa nocciolina qua, in corrispondenza, vale una. Nella nocciolina a fianco andiamo a farne una esattamente sopra la nocciolina in questo modo e una nella catenella. Così,
poi punto qui nella catenella e vado a fare una seconda nocciolina. Quindi, ricapitolando, in questo giro che abbiamo appena iniziato, una nocciolina vale una nocciolina, la nocciolina a fianco vale due noccioline nuove, poi di nuovo una nocciolina che vale una e una nocciolina che vale due, ok? Quindi in questo senso alla fine del giro ci troveremo con 18 noccioline anziché 12. Quindi adesso questa nocciolina qui vale una e quindi vado a farle solo una nocciolina sopra. In questo modo, catenella sempre, mi sposto sulla nocciolina a fianco, la nocciolina a fianco vale 2, quindi dovremo andare a fare una nocciolina sopra la nocciolina e una nocciolina nella catenella, proprio perché questa nocciolina qui vale 2 noccioline, bisogna fargli un aumento sopra. Mi sposto adesso nella catenella qui e vado a fare la seconda nocciolina. In questo modo. E procediamo così con questa sequenza per tutto il giro. Guardate, ho terminato il giro e ho concluso, diciamo, questo rotondo che ho deciso di fare di questa misura, ma questi rotondi si possono andare a fare più grandi o più piccoli. Come più piccoli si vanno a fare dei giri in meno, quindi magari possiamo fare solo il giro celeste più il giro marrone e fermarci lì. Per farli più grandi si possono continuare a girarci attorno, quindi potrei continuare o con lo stesso colore o posso ripeterne un altro e si va avanti sempre a realizzare le noccioline. Quindi se io adesso ad esempio volessi ingrandire questo e fare un giro in più, come faccio? Prendo il mio filo, mi inserisco di nuovo all'interno come abbiamo visto e questa volta proseguirei andando a fare una nocciolina sopra la prima nocciolina del giro sottostante, un'altra nocciolina sopra la seconda nocciolina del giro sottostante, due noccioline sopra la terza, ok? E alternerei questa sequenza fino ad avere un totale di 24 noccioline finali. Ad esempio, se vedete questa qui che ho realizzato io, questa borsa qui che ho terminato, questo modulo che abbiamo realizzato è uguale a questo. Vedete che c'è il primo giro di un colore, il secondo di un altro e il terzo di un altro ancora. Quindi questa è esattamente il modulo che abbiamo appena visto insieme. Questo qui a fianco è semplicemente un modulo un po' più grande, a due giri in più. Quindi c'è il centro di un colore, poi ho fatto due giri di un altro colore e gli ultimi due giri di nuovo di un altro colore ancora. Quindi vedete che ha semplicemente due giri in più ed è un pochino più grande. Stessa cosa questa che ha solo un giro in più, questa qui avrebbe un giro solo in più perché vedete al centrale un giro e poi due giri di beige. Questa qui marrone ha due giri di marrone, due giri di rosa e un giro di beige e così via. Questa qui è quella più piccolina proprio, vedete che ha solo il centrale e ha tre giri di nuovo qui sul laterale. Quindi ho realizzato tutti questi rotondi di misure varie giocando un po' sulle misure e dopodiché si prende la borsa di juta, si vanno a posizionare tutti i pezzi sopra fino a creare quello che ci può sembrare la composizione che va a rivestirla tutta. Quindi andremo a fare, il mio consiglio è di fare prima tutti i rotondi grandi, di farne un po', quindi uno così, uno con un giro in più, uno con due giri in più, uno con un giro in meno, ne fate qualcuno, andate a posizionarli tutti sulla borsa in modo da averla abbastanza coperta e poi nel mezzo tra un rotondo e l'altro andate a posizionare i cipollotti. Ok? Quindi i cipollotti vedete che sono di raccordo tra i pezzi più grandi, vedete che li uso esclusivamente da raccordo. Anche qui, ad esempio qui in cima, qui ho fatto un rotondino piccolino che vedete che ha solo il centrale più un giro, quindi sarebbe diciamo solo i primi due giri, qui ho fatto il rotondino piccolo, poi qui ci ho messo un cipollotto, un altro cipollotto. La stessa cosa se la giriamo sul dietro, vedete che ha di nuovo i rotondi grandi e in mezzo per coprire diciamo i buchi
ho messo i vari cipollotti, quindi ho messi tre che fanno il triangolo, e poi ci sono i vari rotondi. Anche i fianchi sono fatti semplicemente da un rotondo grande ripiegato. Vedete che questo rotondo fa il fianco e poi fa una parte del davanti della borsa. Quindi è semplicemente un modulo piegato in questo modo che occupa anche il pezzo del fianco. Quindi si chiama un po', l'ho chiamata borsa freeform proprio perché non è come le mattonelle che se ne fanno 10 per dire tutte uguali, si posizionano e si riempie la borsa. Qui dobbiamo andare a giocare un po' con la composizione, andiamo a fare i vari pezzi di misure diverse, poi andiamo a posizionarli sopra. Vedete come sto facendo io adesso, qui ci sono un po' di fili, ma il concetto è questo. Ad esempio parto mettendo questa mattonella nell'angolo, poi qui ad esempio ci vado a mettere un cipollotto, qua ci vado a mettere un altro cipollotto per raccordo, qui ci metterò un altro rotondo e così via fino a creare l'intera composizione. Allora guardate, questa è la composizione che ho deciso, un pezzo di composizione che ho deciso di fare. Voi ovviamente avreste dovuto fare altri pezzi e diciamo avete completato ad esempio la prima parte della vostra borsa, oppure siete soddisfatti di avere questa diciamo prima serie, volete cucirla e assemblarla così com'è perché vi piace. Vediamo come unire i pezzi tra di loro. Vi serve un ago tirafettuccia, abbiamo lasciato qui le codine un po' lunghe come vi dicevo prima, poi i fili vanno fatti passare, io non l'ho ancora fatto. Comunque inseriamo la codina all'interno della ago tirafettuccia, prendiamo i due rotondi che vogliamo unire insieme, quindi io andrò a cucire questo pezzo qui, vedete questo pezzo qui insieme, giro i due rotondi sul rovescio, quindi in questo modo, ok, li giriamo sul rovescio, con la mia codina passo all'interno di un modulo e dell'altro e vado a fare dei punti di cucitura che mi permettono di unire insieme i due rotondi in questo modo e vi andiamo a fare dei pezzettini così, un pezzettino di cucitura e non molto lungo, solo proprio per tenere insieme i due rotondi. Passiamo il filo, facciamo un nodino in questo modo, vedete che ho cucito insieme i miei due rotondi che ho deciso andranno posizionati qua. Adesso voglio mettere i cipollotti qui, quindi un cipollotto lo andremo a inserire qua e l'altro lo andremo a mettere ad esempio qui in questo modo. Quindi prendiamo di nuovo il nostro cipollotto con la codina un po' lunga che abbiamo lasciato, la infiliamo nella cutira fettuccia, giriamo sempre di nuovo il tutto al rovescio e andiamo a cucire il cipollotto. Quindi sempre con punti di cucitura passo una volta nel cipollotto e una volta nel modulo rotondo e vado ad unire insieme le due parti. Vedete che ho unito anche il cipollotto, quindi abbiamo detto che io volevo posizionarli in questo modo e poi qui sull'angolo avrei voluto mettere il cipollotto azzurro. Quindi prendo il mio cipollotto azzurro con la mia pugliata di filo, quindi stessa cosa, andiamo a inserire sempre qui nel nostro ago tirafettuccia, giriamo sempre tutto al rovescio, quindi abbiamo detto che il mio cipollotto lo voglio inserire qui, quindi vado ad attaccarmi qui, vado ad unire diciamo i due cipollotti insieme e poi unisco il cipollotto al modulo rotondo. Tutto sempre, la cucitura va fatta girando tutto al rovescio, mi raccomando, perché non si deve vedere niente dalla parte diciamo del diritto poi del lavoro.
voilà, vedete che sono andata ad unire e assemblare tutti i pezzi. Quindi voi dovrete fare la vostra composizione giocando con i vari pezzettini, quindi sia con i cipollotti che con i vari rotondi. Quindi andrete a fare la composizione che più vi piace. Quindi vi faccio di nuovo vedere, ad esempio qui appunto io ho fatto il rotondo grande, i cipollotti, il rotondo che gira, altri tre cipollotti sull'angolo. Quindi andate un po' a fare i vari moduli a comporre, a riempire la superficie della vostra borsa. Lì andate a unire tutti insieme. Quando avrete tutta la borsa unita, quindi tutta la parte davanti, tutti i laterali e tutta la parte dietro, quindi che avrete fatto tutta la vostra composizione, andrete a cucirla alla borsa. Quindi andrete poi a prendere un filo di poliestere, un filo di nylon, qualcuno usa quei fili trasparenti, e con punti invisibili andremo a fissare il tutto qui in cima alla nostra borsa. Quindi ovviamente avrete tutta la composizione, non avrete diciamo parti vuote, ma andremo a cucire qui in cima, come si cuciono le mattonelle granny ad esempio, sempre qui alla nostra borsa, tutta la composizione che abbiamo fatto, tutta la ricopertura che abbiamo fatto. Adesso magari vi faccio vedere anche come. Per quanto riguarda il fondo, io sono andata a fare semplicemente un rettangolo di maglie basse, quindi ho avviato una serie di catenelle lunga 10 cm e sono andata a fare tutte maglie basse perché mi veniva un po' più facile, diciamo, raccordare poi il fondo rispetto a tutte le parti sopra, per non far curvare anche qui degli altri rotondi. Ecco, mi veniva più semplice fare così, ma altrimenti potete anche qui riempirlo sempre con i moduli tondi come ricoprite tutto il resto. Questo va un po' a vostra discrezione. Ecco, io qui ho fatto un rettangolo di maglie basse semplicemente. Anche qui io l'ho fatto marrone, ma potete farlo del colore che preferite. Ad esempio questi qui che ho fatto, vedete che ho cambiato i colori e ho usato altri colori, quindi ecco, gli abbinamenti si possono variare, non è necessario per forza dover seguire alla lettera quelli che ho usato io qua. Se qualcuno vuole, prima di dare i punti di cucitura, si può aiutare a fissare la borsa con delle gocce di colla a caldo per tenere fermo il lavoro, però poi io vi consiglio sempre di cucirlo. Adesso magari vediamo anche appunto come. Un'altra cosa che voglio dirvi: vedete che le nostre borse di juta sono realizzate artigianalmente da una sarta, non sono quelle di importazione, quindi non è juta plastificata all'interno, ma è juta normale, però questo fa sì che non siano particolarmente rigide. Ecco, è una juta un pochettino morbida. Se vi piace potete lasciarla così, e comunque la lavorazione fatta di cordino rispetto che di cotone è già molto consistente e quindi vi permetterà una buona tenuta della borsa. Altrimenti, per farla stare più rigida, potete inamidare la borsa prima di attaccare tutta la vostra composizione all'uncinetto, e vi consiglio di inamidarla con acqua e Vinavil. Restano rigide quasi proprio come se fosse un effetto plastificato, e sono anche molto belle, quindi volendo potete anche pensare di inamidarla prima. Questo è a vostra discrezione, potete lasciarla morbida oppure potete farla un po' più rigida. Allora, come vi dicevo prima, per attaccare la vostra composizione alla borsa dovete prendere un filo e un ago. Io utilizzo un filo di poliestere, e dopodiché dobbiamo andarci a inserire nella borsa, e con piccoli punti invisibili andiamo a fermare il tutto. Vedete? In questo modo. Qui ovviamente io adesso ho dei buchi vuoti, voi avrete tutto pieno perché avrete fatto la vostra composizione, ma in questo modo andiamo a cucire tutto il lavoro all'uncinetto alla borsa di juta. Questi, diciamo, sono tutti i passaggi che servono per andare a realizzare questo tipo di ricopertura per la borsa. Spero che vi sia stato utile il tutorial, fatemelo sapere nei commenti e aspetto di vedere le foto delle vostre borse. Un bacione, ciao!